parola all'ingegnere Michele Buzzoni, perché pensate che un pochino per necessità, perché il santuario era in grave degrado dal punto di vista della tenuta, della copertura del tetto e non solo, un po' perché i 300 anni si festeggiano una sola volta, quindi andava rinfrescato, andava in un certo senso rimesso a nuovo. Ecco, sta di fatto che sul santuario della Fontana dall'agosto scorso sono iniziati tantissimi lavori. Due anni fa sul campanile, da agosto in avanti sulla copertura, sulla canonica e su altre strutture di cui adesso l'amico Michele vi parlerà nel dettaglio con l'aiuto delle slide. Prego Michele. Buonasera a tutti i presenti, alle autorità comunali e religiose, ai concittadini. Il santuario è la chiesa che è più legata alle vicende storiche di San Lazzaro, con particolare riguardo alle alluvioni periodiche del fiume Po, che in passato, tante volte, ha arrecato danno e rovina al paese. Come ogni edificio storico, anche il santuario ha avuto bisogno, nel corso dei secoli, di interventi di abbellimento e di restauro, che hanno conservato la struttura fino ai nostri giorni. Alle soglie del 2008, dopo l'intervento al campanile, ci si è resi conto che le coperture della chiesa e della canonica erano in condizioni di grave degrado, al punto tale che un intervento radicale non era più rimandabile ulteriormente. Di conseguenza, Don Battista, in prima persona, si è attivato per promuovere i restauri, impedendo la rovina dei fabbricati. Ripercorriamo, attraverso l'ausilio di queste diapositive, le tappe più significative del restauro fin qui realizzato. Osserveremo anche gli interventi previsti per realizzare completamente il progetto, in vista del giubileo per il terzo centenario della costruzione, che sarà l'11 giugno 2010. Il disegno permette di constatare il grave degrado in cui versava la copertura della chiesa. Si possono scorgere i cedimenti vistosi dei travi principali e l'umidità discendente causata dalle infiltrazioni sommitali, dovute a numerose tegole smosse o rotte. L'analisi delle fotografie di questa diapositiva ci permette di osservare i gravi danni che le precipitazioni atmosferiche hanno provocato all'interno del santuario. La volta del presbiterio è ricoperta di muffe, mentre dalle volte delle cappelle laterali si sono staccati numerosi frammenti di intonaco che hanno irreparabilmente danneggiato gli affreschi. Queste immagini mostrano le conseguenze del distacco di intonaco della volta maggiore, che ha interessato i primi cinque banchi dell'ala destra della navata, il cui accesso è stato vietato per tutelare la sicurezza dei fedeli. La quarta fotografia mostra il pilastro di sinistra intaccato da un'ampia infiltrazione d'acqua dopo il rigido inverno 2008-2009. A partire da questa diapositiva si analizzano le tappe del restauro eseguito e quello ancora in via di completamento: ponteggi, rifacimento copertura chiesa, rifacimento copertura cappelle, rifacimento pigne e croce, recupero facciata, rifacimento copertura canonica e da realizzare rifacimento chiostri interni, livellamento pavimentazione fontana, museo del santuario. Costruzione del ponteggio in sicurezza, lato della facciata principale e coro, lato destro e sinistro aula liturgica. In queste immagini il ponteggio della facciata e del coro. Il montaggio dei ponteggi è stato particolarmente laborioso a causa della presenza di parecchi ostacoli architettonici presenti su tagliati della chiesa. La perizia del capomastro ha saputo affrontare anche queste difficoltà e consentire la costruzione di un ponteggio sicuro a norma di legge.
Anche le parti laterali sono state rivestite di un ponteggio per lo più realizzato con tubi innocenti e quindi montato pezzo per pezzo. Restauro della chiesa, parte prima. Fase di restauro, aula liturgica, scoperchiamento e delineazione dei treti, sostituzione o addirittura principale e secondaria, nuovi canali e pluviali di rame, posizionamento ondulato sotto coppo, ricollocazione coppi originali del Settecento. Le immagini mostrano il rifacimento della copertura maggiore. Prima foto, scoperchiamento e apertura parte sinistra. Seconda e terza foto, posizionamento o alditura e aspide ondulato sotto coppo in fibrocemento. Quarta foto, sostituzione o alditura maggiore della parte destra. In questa diapositiva si possono osservare le condizioni dell'alditura maggiore con le capriate del Settecento ripulite e riassestate. Il sottotetto è stato sgombrato da diversi quintali di detriti. Tutte le travi orizzontali sono state sostituite con altre identiche agli originali, sia in sezione sia in lunghezza. Sopra le travi maggiori sono stati posizionati i travetti di sezione 10x18 cm. Sopra il rassito sono state predisposte le aste di ondulato sotto coppo in fibrocemento, ossia le aste che non contengono amianto in colore rosso anticato. Sono stati applicati canali nuovi a rame 8 decimi di spessore, sviluppo 1,40 cm. Tutte le parti sporgenti sono state rivestite con fasce di piombo in funzione di conversa, così come si vede in questa immagine. Infine, sono stati ricollocati i coppi originali del Settecento mediante mutuo bloccaggio con i ganci fermacoppo in rame. In tal modo, ogni coppo è fissato precedente con un gancio ad esse che ne impedisce lo scivolamento nonostante la presenza di neve, volatili o vento. Restauro della chiesa, parte seconda, fase di restauro, cappelle laterali, scoperchiamento e delineazione dei treti, sostituzione o addirittura principale e secondaria, nuovi canali e pluviali di rame, posizionamento ondulato sotto coppo, ricollocazione coppi originali del Settecento. Le immagini mostrano la notevole quantità di detriti presenti nel sottotetto delle cappelle laterali. Questi detriti sono stati la causa fondamentale della persistenza delle gravi infiltrazioni interne. Dopo la pulizia si è potuto osservare la conformazione strutturale originaria delle volte sottostanti. Si è anche ritrovato, immerso nei detriti, un laterizio di epoca romana che verrà in seguito collocato nel museo del santuario. Le fotografie mostrano in successione l'orditura principale del tetto, il travetto di abete, in sezione 10x18 cm, l'ondulato sottocoppo in gasto di fibrocemento rosso anticato è contornato di nuovi canali in rame 8 decimi di spessore con sviluppo 40 cm. Al di sopra dell'ondulato sono stati ricollocati i coppi originali settecenteschi.